Innanzitutto la politica deve fare i conti sempre più spesso con opinioni davvero volatili, cambiamenti molto profondi che registriamo con i sondaggi, che li abbiamo registrati negli ultimi 2 o 3 anni. Allora proviamo un po' a riassumere il tutto. Si è parlato di Renzi. Renzi in questa fase sì, attorno a 4, 4,2, 4,5. È chiaro però che una parte importante dell'elettorato arriva dal PD, quindi non è stato ancora in grado di convincere elettori dell'area moderata, quelli orfani di un riferimento politico. E questo indebolisce anche il PD in questo momento, che da un lato perde una parte di elettorato, dall'altro non è in grado di incamerare, diciamo, quegli elettori, diciamo così, non esattamente in sintonia con Renzi, che avevano abbandonato il partito. Non mi riferisco soltanto a coloro che sono a sinistra, ricordo a tutti che nel 2018 la componente prevalente tra gli astensionisti veniva proprio dal Partito Democratico. E poi Salvini e la Lega, anche lì abbiamo registrato cambiamenti importanti. È vero che Salvini è il leader oggi più popolare dopo Conte col 37,5%, ma attenzione perché nell'ultima rilevazione di luglio era al 52%, ha perso 15 punti di popolarità. Quindi capite che vuol dire uno smottamento dal punto di vista del consenso personale, per quanto rimanga il più amato dei leader politici. E Da ultimo il l'abbiamo governo. vista anche stasera. Allora, Aldo Cazzullo, Il quali governo è sono... partito. Prego, prego, Nando. Voleva concludere, Scusa, prego, Nando. rapidamente, il governo è partito con freno a mano tirato, solo il 36% esprimeva un giudizio di fiducia, di consenso per il governo, però attenzione perché il governo gradatamente sta aumentando il consenso. L'ultima rilevazione nostra dà il 42,5%. Diciamo che rispetto alla finanziaria ci sono un paio di elementi che hanno convinto particolarmente. Uno, aver scongiurato l'aumento dell'IVA, quindi la clausola di salvaguardia. Due, cuneo fiscale, ricordo a tutti che il lavoro è la principale preoccupazione per gli italiani. E poi le misure per la famiglia. Allora, diceva